maglia d'allenamento della SPAL e vi andare. Vi faccio vedere anche questa, così ve le mostro tutte e due quelle che mi hanno prestato. Questa è la maglia che utilizzavano i ragazzini quando si allenavano. Devo dire che è veramente bella anche questa, quindi ho deciso di alternarne un po' una, un po' l'altra, un po' una, un po' l'altra, finché non mi arriverà quella ufficiale di quest'anno. Prima di iniziare, ragazze, come al solito, lasciate un pugno di pollice. Arriviamo subito a 4.000 like per un prossimo episodio della carriera allenatore con la SPAL. Nell'ultimo episodio siamo stati massacrati letteralmente dall'Inter. Un 4-1 che ha lasciato veramente pochi dubbi. In realtà abbiamo giocato veramente molto molto bene, però il computer ha deciso così. Ehi! 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 Qualcuno addirittura mi aveva detto di alzare leggendo la difficoltà dopo il buon inizio, ma abbiamo visto che non serve. Comunque la situazione di classifica è interessante, siamo a 6 punti pari a Milan, Napoli, Sampdoria e Torino. E l'Inter ne ha 9 perché le ha vinte tutte, una contro di noi. Avanziamo il calendario perché c'è una nuova partita di Serie A da andare ad affrontare per recuperare quei punti. E andiamo a giocare proprio contro il Cagliari di Barella che abbiamo cercato. E subito dopo c'è il Milan. Giochiamola assolutamente la partita e qualcuno mi ha suggerito di cambiare modulo, passare dal 4-3-3 offensivo a un più solido 4-4-2. E devo dire la verità, ci voglio provare. Capitan Boriello, hai un rigore sbagliato contro l'Inter da farti perdonare. Calcio A, SPAL Cagliari, una sfida non dico da salvezza perché sulla carta noi dovremmo ambire a ben altre posizioni e il Cagliari non dovrebbe essere coinvolto, ma sicuramente una squadra di due squadre ambiziose. Ferma. Che cosa ho detto? Una squadra di due squadre ambiziose. Una squadra di due squadre. Ok. Attenzione perché il Cagliari si rende pericoloso con Pavoletti che non trova lo specchio. Bentancur, verticalizzazione a cercare Boriello, la stoppa e poi con il tacco lo serve Quagliarella. Attenzione perché c'è Musonda che vuole proporsi dietro la difesa, una splendida palla di Quagliarella che però rallenta. Musonda allora si ferma, Viviani fuori a cercare Bentancur, non lo trova, è marcato, può partire in contropiede il Cagliari. Van der Wiel scende molto bene, poi mette il pallone dentro, Salomon deve buttarla fuori di testa, Musonda, la verticalizzazione a cercare Quagliarella che viene incontro e poi larga su Rizzo, attenzione perché Boriello vuole partire, la palla servita, ancora Boriello, la difende molto bene e si appoggia poi a Quagliarella, la palla dentro a cercare Viviani, adesso Musonda largo può fare quello che vuole, può accelerare, può sterzare, Musonda riesce a saltare l'uomo in velocità, va sul fondo e non riesce a metterla. Sempre Lazzari e sempre Musonda, è lui che fa partire il cross, dietro per Viviani, molto bello, il pallone arriva da Boriello, lo stoppa, allarga su Lazzari, non con il suo piede, ma mette un cross interessante, ancora noi anche dal limite dell'area, Federico Viviani, attenzione perché si prepara il tiro con il suo mancino magico, Viviani va sul mancino e non riesce a tirare, cercare Quagliarella, c'è sempre Musonda che parte dietro e non lo prendono mai quando parte, Musonda arriva sul fondo, la crossa per Boriello che non trova il gol, Quagliarella, ancora Musonda! Non finisce più questa azione, è un attacco continuo. Boriello si vuole girare, va sul mancino. Boriello il tiro a giro! Cragno! Chieto Zun, perché ha le prime tre lettere del mio cognome? Batte comunque questa punizione. Bellissima, al limite dell'area. La rimettono dentro, sempre il Cagliari in possesso la palla. La verticalizzazione per Pavoletti! E abbiamo attaccato noi fino adesso! E si trova in vantaggio il Cagliari! Con Pavo gol al 45esimo, non c'è niente da fare. Al 45esimo prendo sempre il gol, sono sfortunatissimo. Però l'abbiamo marcato male, al limite dell'area, in centro, dentro l'area di rigore, non può girarsi così, nell'area piccola, sul dischetto. Finisce qua il primo tempo e per quanto in realtà non siamo andati malissimo perché abbiamo fatto veramente una bella partita, mi tocca tornare al 4-3-3 offensivo perché Musonda deve avere più gamba per correre. Ancora Pavoletti che va a lottare con i nostri difensori, ha sempre la meglio di fisico e anche di tecnica in sua, arriva, non ci posso credere, anche il terzino riesce a infilarci e a imbucarci. Guarda! Esce Rizzo, entra Cutrone e non esce Boriello. Salomon, ancora dentro, a cercare Quagliarella che si appoggia. Attenzione, l'1-2, anzi no, era Boriello, in area, Boriello! E c'è il gol dell'ex più odiato della storia! Prendi la palla, vieni mischiato da tutta Cagliari, ma prendi la palla e torna al centrocampo, che abbiamo tempo, Boriello e Quagliarella. Questa è la nostra azione, questa è la nostra giocata tipo, ideale per andare in vantaggio e segnare i gol. Ancora una volta ragazzi, dobbiamo trovare almeno il pareggio e poi a dare il tutto per portare a casa il 3-2. Mattiello con le mani a cercare Musonda, si appoggia molto bene a Grassi. Adesso facciamo girare il pallone, andiamo dall'altra parte del campo. Così, Quagliarella allarga tutto su Lazzari e adesso ha spazio, può prenderselo. C'è anche Cutrone che taglia dall'altra parte. Boriello, attenzione a Boriello perché dà un pallone a Musonda, molto bello, e poi se lo riappoggia addosso. Musonda che riesce ad andare a recuperare il pallone, c'è ancora Quagliarella, largo, bellissimo così, dentro per Boriello che si appoggia ancora una volta a Mora, dentro a Quagliarella e arriva Musonda e taglia per l'ennesima volta dietro la difesa.
difesa. Vanderbilt non lo riesce a prendere. Ancora Musonda, tiene il possesso. Ancora una volta, Musonda la mette. C'è lì, non riusciamo ad andare a colpire di testa. Attacco totale, esce anche Vanderbilt. Una punizione che batte per l'ennesima volta Tosun. Entra Pisacane, la palla messa dentro. Salomon la spazza fuori. C'è Cutrone che la prende, tocca praticamente il suo primo pallone della partita. C'è Insua che lo marca, autore del gol. Ancora Boriello, largo, così, a cercare Grassi. Attenzione perché c'è Quagliarella che vuole tagliare dietro. Grassi prova a dargli il pallone. Quagliarella che ci arriva, la mette in mezzo per Boriello. Lo stop, la rimettono fuori. Ancora Quagliarella che va a saltare, mantiene il possesso Cutrone. Si appoggia con il tacco per Salomon. Il tiro fuori! Era l'ennesimo gol dell'ex. Non riesce a trovare la porta al 90esimo. Salomon! 88esimo, non si può soffrire in questo modo. Ancora Cutrone che va a saltare. Salomon deve andare a disturbare. La va a prendere Barella, dentro per Faragò. Si appoggia un attimo a Barella e poi prova ad andare Pavoletti. Sguscia via Mattiello che lo marca male. È il 90esimo, Pavoletti vuole andare dalla bandierina per tenerla. Mette il pallone in mezzo sul secondo palo. Dove? Come facciamo a prendere Tosun? Tosun! Un gol sul nostro palo! Sul nostro palo del portiere! C'è Tosun, primo gol in Serie A! Contro di noi, ha fatto il fenomeno tutta la partita! Al 90esimo ci segna anche contro! Ci posso credere, calcio d'angolo al 90esimo! Spazzatela via! Spazzatela via! Finisce così la partita! Voglio provare l'ultima cosa che mi avete detto, e cioè di invertire Quagliarella e Boriello. Mettere Boriello dietro Quagliarella. Potrebbe funzionare, dato che sia con Ibra sia con Higuain abbiamo visto che giocando dietro una punta più rapida migliorano. Il Milan è un banco di prova decisivo. Abbiamo 6 punti, siamo calati in 11ª posizione in Serie A. Andiamo a giocarla e vediamo se riusciamo a recuperare 3 punti che abbiamo perso a Cagliari in maniera poco dignitosa. Abbiamo qualcuno stanco, è vero, però... Quasi quasi Cutrone lo faccio giocare dal primo minuto. Quasi quasi Cutrone lo faccio giocare dal primo minuto. E Bentancur parte dalla panchina e Mora diventa il capitano. Bisogna ritrovare qualche equilibrio. Voglio provarla così. A San Siro per la seconda volta consecutiva negli episodi. Ragazzi, dobbiamo andarci a riprendere ciò che è nostro. Soprattutto la mentalità che abbiamo perso proprio in questo stadio. Abbiamo fatto vedere nel secondo tempo contro l'Inter che possiamo dire la nostra. Ripartiamo da lì. Quagliarella dentro per Cutrone. Attenzione che gioca contro la sua ex squadra. Bellissima palla. Subito per Quagliarella. Che prova il tiro ed esce di poco dopo 2 minuti. Subito spal pericolosa. È Cutrone che fa la differenza là davanti. Salomon la recupera molto bene e poi ancora qua, allarga su Musonda che riesce a stopparla in qualche modo. Ci appoggiamo, triangolazioni varie, ancora Musonda, verticalizzazione a cercare Quagliarella e poi ancora largo la Musonda, dentro per Cutrone che la difende, aspetta il compagno, largo Musonda, i nostri tre acquisti offensivi, l'hanno toccata tutti in questa azione, Musonda sterza, la mette sul secondo palo, dove becchiamo il palo? Non ci credo, siamo sfortunatissimi dopo calcio champagne, ancora Musonda, da lì, prova il tiro fuori! Non entra! Maledetti! Quagliarella, dentro così per Cutrone. Attenzione, Cutrone, prova a girarsi. Ancora Cutrone, si appoggia a Quagliarella. Prova, la zona tiro! Sempre lì escono. Musonda, la viene a prendere. Si appoggia a Mora, che gira così. Dentro per Cutrone. Cutrone, ancora a cercare Quagliarella. E Quagliarella vuole darla a Rizzo. È un bellissimo pallone. Antonelli la sbaglia. Attenzione Rizzo, la mette per Musonda che non riesce a trovare l'impatto col pallone. Ancora noi. Sergi Roberto prova ad affondare. Ancora sul fondo. La recupera Mattiello molto bene. Ha sterzato male. E poi dentro per Musonda. Adesso Borini è fuori posizione. Non c'è nessuno a marcarlo. Musonda per vie centrali. Dentro la palla. Infilata per Quagliarella. Attenzione. Quagliarella cerca lo scatto. Dentro per Cutrone c'è lo spazio. Cutrone! In calcio d'angolo Gustavo Gomez. Lazzari sempre per Musonda. Musonda serie di finte. Riesce ad andarsene via con un numero di magia. Sul secondo palo per Salomon. No! L'avevo vista dentro. Non ci posso credere. Ancora Cutrone che si appoggia benissimo a Quagliarella. Adesso scatta dietro a tutti. Quagliarella Donnarumma. La va a prendere Rizzo. Ancora per Donnarumma. Ma questo è un intervento mica così semplice. Ecco, ci si è fatto male Rizzo.
Dobbiamo cambiarlo e non so chi metterci lì in alto. Incredibile, incredibile, ci metto Lazzari. Quagliarella, Cutrone, attenzione, dentro per Lazzari, subito che scatta in avanti. Vediamo se è decisivo, anche in avanti, mette il cross, c'è Quagliarella, porta vuota. La difesa del Milan riesce ad arginare, ancora Musonda. Ragazzi, non ci credo, stanno veramente facendo da scudo umano con i giocatori per non farci fare gol. Musonda si gira molto bene, la mette dietro e poi la mette per Quagliarella, il tiro e ancora una volta calcio d'angolo di deviazione. Quagliarella, dentro per Cutrone, e poi ancora Quagliarella, e poi ancora Cutrone, e poi ancora Quagliarella, sempre Quagliarella, largo da Cutrone, in area, Cutrone, Cutrone! Patrick Cutrone a San Siro contro il Milan dopo 100 volte che non siamo riusciti a buttarla dentro. La butta dentro lui, l'uomo del destino, l'uomo del momento, Quagliarella lo smarca così e trova col sinistro il gol, il pertugio per battere Donnarumma. Un'esplosione di gioia, mamma mia! Mamma mia, rabbia, pura rabbia agonistica. Cutrone, il gol dell'ex, il gol del ragazzo predestinato che ha rubato il posto a Marco Moriello. E adesso André Silva viene giù ed entra Kalinic, ma quello forte in attacco ce l'abbiamo noi. Ancora Milan pericoloso con Bonaventura, Vaisana in cerca di non farlo passare. La palla è ancora qua, riusciamo ad uscire con il tacco in difesa. Attenzione, anche eleganza questa spalla. Viviani, largo così, e adesso dentro per Cutrone che vuole lanciare Lazzari, non ce la fa, la palla è ancora qua. Viviani, Lazzari, Cutrone, Lazzari, Cutrone ho detto. Dentro così per Moriello, vai da Cutrone che può tagliare dietro e prova il 2-0, forse in fuori gioco, ma che giocatore è! Viviani, Moriello, Moriello da lì, prova il tiro a giro e trova il gol! E trova il gol! Ce l'ha fatta anche Moriello all'80esimo con un gol incredibilmente bello a giro col mancino a San Siro. Segnano i due ex, segnano i due ex attaccanti rossoneri diavoli che adesso sono bianchi e azzurri e giocano per la SPAL. Bellissimo gol. Viviani vede Moriello, Moriello la stoppa e non ci pensa su due volte. Fatemi vedere la parabola, la traiettoria, l'ellisse, disegnatemela. Moriello, fatelo partire. Donnarumma non la può prendere. 2-0. Oh, queste sono esplosioni di gioia pura che voglio sempre dalla mia carriera allenatore. Attenzione, adesso non rilassiamoci. E appena mollo un secondo, appena mollo un micron che trovano gli spazi e mi fanno gol. Saltare tutti, anche Donnarumma. Ragazzi, rimaniamo qua, concentrati. Parte Bonaventura, la vuole mettere fuori per Moriello che può ripartire così. E Moriello va a fare sportellate e Moriello addirittura tira la palla che potrebbe entrare in porta. Mamma mia, cosa sta succedendo? Devono correre fortissimi quelli del Milan. Ce la fa Gustavo Gomez, l'ultimo uomo, Moriello va in scivolata, vuol fargli la foto. Deve spassare via il Milan, non c'è più tempo perché Lazzari va a saltare e finisce. 1-2, a San Siro, trionfa la SPAL. Mi serviva, mi serviva. Ero bloccato qua, con la testa, non ne avevo più. Mamma mia, se basso l'allenatore del Milan, cosa succede? Ma Cutrone e Moriello riescono a distruggere ogni sogno di gloria del Milan. E adesso ragazzi ci divertiamo, torniamo noni in classifica con 9 punti in 5 partite. Andiamo a vederla completa. Il primo è il Napoli, poi c'è l'Inter, poi c'è la Juve, poi c'è il Milan, il Toro, la Samp, la Roma, il Cagliari e poi ci siamo noi. Pare alla Roma e al Cagliari. C'è uno dei migliori attacchi della Serie A, è proprio per questo che adesso andiamo a dare a Cesare ciò che è di Cesare. O meglio dire a Patrick ciò che è di Patrick, perché Cutrone entra assolutamente nei titolari, come Bentancur va a fare la riserva di Luca Mora. A sorpresa, incredibile, non ci potevo credere. Però si è infortunato Rizzo, quindi Lazzari e quindi Mattiello e quindi Paconate. Che poi no, Paconate no, mettiamo Patrick titolare e dall'altra parte Mattiello. 8 settimane, ma cosa vuoi che sia, questi 2 mesi senza Rizzo. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo episodio, soprattutto la storica vittoria a San Siro contro il Milan. 4.000 like, arriva subito il prossimo episodio, fra 2 giorni. Ragazzi, conto su di voi.